Buongiorno e buon venerdì 12 marzo a tutti voi, rieccoci in diretta per l'appuntamento con Prima Notizia, la rassegna stampa. Tanti temi da trattare oggi, su tutti la questione del lotto dei vaccini AstraZeneca bloccati anche in Basilicata. Poi ci occuperemo ancora di tematiche ambientali e petrolifere, ma anche delle vertenze lavorativi. Tanta tanta roba da vedere, ma prima, come sempre, andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore con gli amici di Meteo7. Ben ritrovati sulla Nuova TV con un nuovo appuntamento meteo a cura di Meteo7. Vediamo insieme la situazione di oggi, venerdì 12 marzo 2021. Giornata con tempo variabile, con nuvolosità sparsa un po' su tutta la regione, un po' più compatta sul lato occidentale, meno su quello orientale, su Metapontino e Materano, dove il resto della giornata vedrà cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare sul lato occidentale un aumento della nuvolosità verso tardo pomeriggio e sera, dove appunto segnaliamo un moderato peggioramento che farà sentire i suoi effetti poi durante il weekend. Vediamo insieme le temperature di oggi, dove registriamo una minima di 3 gradi su Potenza con una massima di 14, mentre una minima di 2 gradi su Matera con una massima di 16. Venti moderati da sud-ovest e mari mossi. Per il momento è tutto, io vi ringrazio e vi ricordo che per maggiori dettagli e informazioni potete scaricare l'app Meteo7. Grazie per l'ascolto, al prossimo aggiornamento. Allora, rieccoci, andiamo subito a vedere che cosa propone quest'oggi la prima pagina della Nuova del Sud che trovate come sempre in edicola. Vi anticipavo prima, si parla dei casi di trombosi dopo il vaccino AstraZeneca, ci sono anche delle dosi iniettate a Matera, sono in corso delle verifiche anche in Basilicata dopo il divieto di utilizzo imposto dall'AIFA appunto di un lotto AstraZeneca. Nello specifico sono 876 le fiale somministrate nella città dei Sassi su forze dell'ordine personale scolastico, ma Bardi ieri in serata ha tranquillizzato, finora nessun grave evento avverso è stato segnalato. Poi si ritorna ancora sulla questione zona rossa, anche perché è attesa nelle prossime ore la decisione per la Basilicata, come per tutte le altre regioni sul colore. Siamo in bilico tra rosso e arancione. La questione del TAR che ha dato ragione a Speranza, solo la regione può limitare la zona rossa. Andiamo poi nella parte alta, invece nella falsa apertura dedicata tutta alle tematiche ambientali o comunque ciò che gli gravita attorno con il concorso ARPAB, Rosa e Bardi zitti, mentre Cifarelli, il consigliere regionale del PD, porta la questione in consiglio. Intanto anche la corazza punge l'assessore all'ambiente. Questo è il cambiamento, dice sarcastico. Poi c'è anche il riferimento per quello che riguarda il punto di vista di Nino Grasso, che poi andremo a leggere più nello specifico, che titola Quei compromessi al ribasso con Total e i concorsi ARPAB. C'è anche un ulteriore ritorno sulla questione della sentenza di primo grado di Petrolgate con Legambiente che dice la sua. Chi inquina deve pagare. Andiamo invece nella parte bassa della prima pagina con le tematiche lavorative, l'intervista a Marco Lomio della UILM, la partita Stellantis, si giochi al Mise con un tavolo vero e Melfi non si tocca. Governo e Regione, chiede il segretario, si facciano sentire. Di fianco troviamo anche il sommario dedicato alla vertenza Giuzio, perché arrivano parole di fuoco dalle sigle sindacali FIM e UILM, si continua soltanto a salvaguardare il poltronificio e non si escludono insomma, delle iniziative ben più gravi di protesta che potrebbero paralizzare insomma, anche il polo industriale lucano. C'è spazio poi anche per la cronaca in quest'altro sommario che riguarda la città di Potenza. Minaccia la mamma con un coltello per avere il bancomat. Voleva comprare della droga.
Ci occuperemo poi anche di sport perché c'è un caso particolare che arriva dall'eccellenza lucana ed è quello di Mister Bardi che chiede lo svincolo alla sua società. Si tratta del Brienza e avverte non continuerà il campionato, ma io sono prigioniero del mio club proprio perché molte delle squadre aventi diritto, diciamo, al campionato d'eccellenza hanno deciso di non continuare, sono solo quattro i club che continueranno e vedere anche poi come andrà a finire questo campionato, ma tra queste non c'è il Brienza di Baddi che in questo momento appunto è prigioniero. Torneremo poi anche su questa notizia, ma intanto andiamo a vedere la questione del vaccino AstraZeneca perché nel Potentino il lotto sospetto è arrivato. Ma fortunatamente non è stato somministrato, si tratta di 1500 dosi, invece 876 le somministrazioni avvenute già nel Materano. E il consigliere regionale Braia intanto interroga Bardi per monitorare le somministrazioni già effettuate, prevalentemente, come detto, su forze dell'ordine e personale scolastico. Ma sentiamo Fabrizio Di Vito. Anche in Basilicata sospeso in via precauzionale l'utilizzo di un lotto del vaccino AstraZeneca in relazione ad alcuni eventi avversi gravi avvenuti in altre regioni. Il lotto bloccato è stato consegnato tanto all'ASP quanto all'ASM, ma se l'azienda sanitaria di Potenza, secondo quanto reso noto da fonti della stessa ASP, finora non è stata somministrata alcuna dose, diversa è la situazione nel Materano, dove, a quanto fa sapere il consigliere regionale di Italia Viva Luca Braia, diverse sarebbero le somministrazioni già effettuate, prevalentemente su forze dell'ordine e personale scolastico, soprattutto nella città di Matera. Nel Potentino il lotto ABV2856 faceva parte della scorta stoccata e quindi in attesa di essere utilizzata, mentre nel Materano, come chiede Braia, in un'interrogazione urgente a Bardi la situazione va monitorata per capire le condizioni di salute ed eventuali reazioni su coloro a cui è stato somministrato il vaccino appartenente al lotto in questione. In tutta Italia già usate oltre 18.000 dosi. L'allarme era partito dopo i due decessi che riguardano un sottufficiale della Marina e un ispettore della Polizia di Stato in Sicilia. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha fatto sapere che sono in corso tutte le verifiche del caso in stretta collaborazione con il NAS. Intanto, sin qui sono 69.295 le dosi complessive di vaccini consegnate alla Basilicata e 56.727 quelle somministrate, mentre sono quasi 16.300 i lucani immunizzati. La questione, come vediamo a pagina 5 della Nuova, è ripresa ampiamente in questo pezzo con il lotto, come detto, bloccato e dunque l'allerta scattata anche nella nostra regione, 876 appunto le dosi somministrate in corso queste verifiche, ma c'è spazio anche per il bollettino. Siamo fermi ai 3 decessi Covid di ieri e si diceva appunto di questi casi sospetti di trombosi e questo vaccino a rischio con le fiali iniettate specificamente con questo lotto alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e agli insegnanti della città dei Sassi prevalentemente. C'è anche un'altra storia che arriva e che vi leggiamo nel titolo del pezzo di Isabella D'Andrea. Lavoriamo in condizioni assurde, la denuncia arriva da alcuni sanitari che operano all'ospedale San Carlo di Potenza. Se non cambiamo i guanti, dicono, è normale che diventiamo veicolo di contagio. E qui evidentemente il riferimento ai dispositivi di protezione. Proseguiamo perché ovviamente le notizie del giorno, insomma, il riferimento è ai vaccini e al piano del governo Draghi presentato. Si andrà avanti dunque per fasce d'età e per patologie. I disabili entrano a far parte delle categorie prioritarie. Il governo punta così ad eliminare le differenze tra regioni. Gli ultimi però ad essere vaccinati saranno gli under 60 senza problemi di salute. Rientriamo e proseguiamo con un altro servizio, dall'abbigliamento alla ristorazione fino alle guide turistiche. Sono diversi i settori che chiedono aiuto alla politica in questo momento storico particolare e durissimo. Ieri mattina l'incontro tra Confcommercio e l'assessore alle attività produttive della regione Cupparo sulle difficoltà economiche dei settori. Ci dice com'è andata Donato Valvano. Il momento critico vissuto dal mondo del commercio al centro di un incontro in videoconferenza tra Confcommercio Basilicata e l'assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo.
L'incontro ha preso in considerazione il periodo di difficoltà che investe ormai da un anno moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi, ma anche turismo, ristorazione e ricettività, esclusi fin qui dai bandi promulgati. Una particolare attenzione al riguardo è stata sollecitata dal presidente di Confguide, Nicola Taddorio. Le aziende nel nostro territorio sono in ginocchio, ha detto, e hanno un urgente bisogno di aiuti concreti. Le misure anticontagio stanno avendo conseguenze tali da mettere in discussione la sopravvivenza di un elevatissimo numero di imprese, con pesanti effetti non solo economici, ma anche occupazionali e sociali. Dal canto suo, Cupparo ha esplicitato la volontà della Regione di supportare tutti i settori in difficoltà, anche se nel limite delle possibilità economiche disponibili. L'assessore ha inoltre assicurato che il problema sollevato dalle guide turistiche sarà affrontato e risolto nel prossimo bando, perché l'ente regionale vuole includere quanti più settori possibili della piccola impresa lucana per provare a ridare respiro all'economia tutta. E torniamo alla rassegna con la Nuova del Sud a pagina 3 per parlare della prova selettiva dei concorsi ARPAB. Bardi e Rossi di vergogna, con il capogruppo PD Cifarelli che chiede subito dei chiarimenti, mentre arriva la stoccata anche da Dem La Corazza, che punge l'assessore all'ambiente, così tra le altre cose fa diventare ARPAB ancora di parte. Poi proseguiamo, perché c'è il punto di vista invece di Nino Grasso a pagina 2, anche qui si tratta di tematiche ambientali. Andiamo a leggere un pezzo dell'attacco del punto di vista di Nino Grasso nel corso. Il titolo è "Quei compromessi a ribasso con Total e le graduatorie sospette stilate dall'ARPAB", il riferimento è sempre al concorso e non solo. Nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale di martedì scorso, dedicata tra l'altro alla vicenda Total, l'assessore non eletto all'ambiente della Giunta Bardi ha trovato il modo per incensare il capo secondo la tradizione dei peggiori regimi autoritari in cui vigeva e vige il culto della personalità di chi comanda. E contemporaneamente, sempre in nome del medesimo riflesso condizionato, non si è lasciato sfuggire l'occasione per mandare un segnale a questo giornale e in particolare a chi scrive, per quell'accusa di inciucio che ancora brucia. E poi vi invito ovviamente ad andare ad approfondire sulla Nuova in edicola quest'oggi. Proseguiamo con torneremo poi alla rassegna, proseguiamo con la vertenza Giuzio, perché a 70 giorni dalla messa in liquidazione del consorzio ASI per i lavoratori non c'è ancora alcuna prospettiva concreta. L'avvertimento arriva da FIMWIM: non aspetteremo più i tempi del poltronificio lucano, siamo pronti a bloccare i servizi per gli stabilimenti industriali della provincia. Sentiamo Mara Risola. A pagare le spese di una situazione complessa sui consorzi industriali, in particolare quello di Potenza, ma anche le vicissitudini legate alla metamorfosi dell'ASI in APBAS SPA, sono i lavoratori della Giuzio Ambiente, azienda erogatrice dei servizi per gli stabilimenti industriali della provincia. Sono 60 lavoratori in attesa non solo di diverse mensilità arretrate dello stipendio, ma anche di certezze in merito al futuro lavorativo. La vicenda, lo ricordiamo, ha messo fino anche in crisi la maggioranza del centrodestra in Consiglio regionale, con le dimissioni dell'assessore Cupparo, poi ritirate per arrivare all'approvazione del DDL in Consiglio regionale con l'istituzione della SPA APBAS. Ma a distanza di ben 70 giorni non c'è traccia del liquidatore. E la denuncia dei sindacati della FIMWIM. La nomina del liquidatore, sottolineano dal sindacato, sarebbe dovuta essere contestuale alla legge stessa. Invece continuiamo ad assistere al fare malsano di una delle peggiori classi politiche, senza alcun rispetto delle persone e dei lavoratori, a partire da quelli della Giuzio, che da 4 mesi non prendono un soldo. Senza liquidatore non c'è passaggio delle reti ad Acquedotto Lucano, e non c'è la possibilità di istituire un tavolo di confronto circa gli stipendi arretrati dei nostri lavoratori. Infine, l'avvertimento. Non aspetteremo più i tempi del poltronificio, concludono i sindacalisti e i lavoratori. Spiegherete a Stellantis, a Ferrero, Barilla, Eni e Total e a centinaia di altre aziende perché nei prossimi giorni saranno costrette a fermarsi.
E a proposito di Stellantis, citata anche nel servizio della collega, andiamo a pagina 9 perché vi invito a leggere il pezzo del collega Celestino Benedetto, tratto dall'intervista andata ieri nel corso di Prima Notizia al segretario regionale della Wilm, Marco Lomio. La partita Stellantis si giochi al Mise con un tavolo vero, ma bisogna fare presto, avverte Lomio, e Melfi non si tocca. I rumors e le incertezze per il futuro dello stabilimento lucano, a partire dal terzo turno, agitano il sindacato. E Lomio dice si stanno accendendo molti fuochi, serve un incontro con i vertici per capire in che direzione occorre andare. È il momento di essere compatti a partire dal governo, dice ancora Lomio, affinché attenzioni in modo chiaro Stellantis. La Basilicata deve fare la sua parte, ma il pallino è in mano a Giorgetti. Noi ci siamo. E per tutto il resto vi invito ad approfondire in pagina. Andiamo avanti con le pagine locali, nello specifico la pagina cittadina, quella dedicata al capoluogo di regione Potenza. Con la frana a Corso Garibaldi, dai primi mesi di dicembre si è fatto troppo poco o nulla. C'è l'interrogazione che arriva da parte dei consiglieri di minoranza, gli 8 consiglieri di centrosinistra più Falconeri dei 5 Stelle. Qui vi riproponiamo le foto di quella che è la situazione dopo la frana di dicembre. Poi c'è anche spazio perché oggi c'è attesa per quello che accadrà nella conferenza stampa dell'assessore allo sport Patrizia Guma. Si parlerà di impiantistica sportiva della città, ma anche della situazione relativa allo stadio Viviani. E questo ci dà il là per collegarci alle pagine sportive. E vi proponiamo questo pezzo di Donato Valvano sul campionato di eccellenza che si appresta a ripartire. Da capire ancora il format, 4 squadre lucane hanno deciso di continuare, tra queste però non c'è il Brienza di Mister Bardi che dunque si trova ad essere imprigionato dal suo stesso club, perché il Brienza non continuerà la stagione e Bardi vorrebbe poter essere svincolato anche per poter allenare altrove. Invece così, con le norme attuali, gli allenatori sono vincolati al proprio club fino al 30 giugno, malgrado questa situazione particolare. Per questo il tecnico, che ricorderete è stato anche ospite della trasmissione Stop and Goal qualche settimana fa, ha deciso di iscrivere alla FIGC e all'AIAC. Adesso, prima di una brevissima pausa pubblicitaria, ne approfitto anche per ricordarvi l'opportunità di abbonarvi alla nostra copia digitale della Nuova, soli 29 euro, ancora c'è tempo fino al 31 marzo per aderire a questa promozione, con soli 29 euro continuare a leggere fino a fine giugno. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi torniamo con la rassegna degli altri giornali e i siti nazionali. A fra poco. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero, con la fornitura e posa in opera di progettazioni, chiavi in mano, installazioni, assistenza, con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. Bene, rientriamo con la seconda parte di Prima Notizia. Ripartiamo dalla rassegna stampa dedicata agli altri quotidiani regionali. Partiamo da Roma, che trovate come ogni giorno in abbinamento con la Nuova del Sud. Anche qui focus sull'allarme vaccini, le morti sospette, ritirato il lotto di AstraZeneca
in Italia, l'8 sospetto, in AS Blitz anche a Napoli, le testimonianze degli insegnanti che hanno fatto questo vaccino. Ora abbiamo paura, intanto in Campania gli ospedali sono sempre più in affanno. C'è spazio poi anche per il lavoro con lo stop dei licenziamenti fino a giugno, si va verso il decreto, poi il divieto resterà solo per le piccole imprese senza CIG. Nello spazio dedicato alla Basilicata anche qui si parla di lavoratori dell'Aggiuzio che si appellano al prefetto. Andiamo avanti nelle pagine interne, si parla anche qui di vaccini con il piano da 242 milioni di dosi. La ministra Gelmini dice basta con le furberie, nessuno salterà la fila. Proseguiamo con gli altri quotidiani regionali, a partire dalla Gazzetta di Basilicata. Anche qui l'apertura è dedicata al lotto AstraZeneca con gli 886 lucani vaccinati, mentre, come si diceva, a Potenza il vaccino non è stato usato. Le dosi sono state sequestrate dai NAS a Venosa, quelle evidentemente destinate all'ASP. Si parla poi anche di Basilicata Matera 2019 con la fondazione che guarda al G20 del prossimo giugno, ma aspetta un cenno sul suo futuro. Poi c'è anche un focus sulle acque minerali con la Basilicata al top. Andiamo avanti invece con il quotidiano del Sud, l'edizione lucana, Matera, la paura degli 876 vaccinati AstraZeneca e poi l'attesa per il decreto del governo con l'Italia in bilico, ma più rossa che arancione, diciamo sarebbero pochissime le regioni a rimanere in un colore diverso dal rosso, e Draghi che blinderà anche la Pasqua ormai imminente tra tre settimane o poco più. Poi c'è anche il dibattito tra i pro e contro l'ENI nel giorno dopo la sentenza di Petrolgate, la Basilicata si divide. Spazio anche in basso a Matera con il voto per il regolamento urbanistico, ma resta aperto il caso Barilla. Passiamo alle prime pagine nazionali, cominciamo dal Corriere della Sera, perché su AstraZeneca le tensioni evidentemente sono di carattere europeo e non soltanto nazionale. Intanto da lunedì l'Italia chiude, 18 le regioni a rischio tra rosso e arancione perché l'indice di contagio è in aumento. Spazio anche poi alla politica con il sì di Letta al PD per il dopo Zingaretti, tutti uniti, e c'è il sostegno proprio del segretario dimissionario. Proseguiamo con un altro quotidiano, con Repubblica, si punta anche qui in apertura su AstraZeneca e la paura europea, mentre salgono contagi ed RT, qui sono, vedete, le regioni qui in bilico sono 14 verso la zona rossa. Andiamo ancora a un altro giornale, La Stampa, da lunedì in zona rossa, qui si quantifica a livello di popolazione 2 italiani su 3. Si parla delle morti sospette con i giudici che bloccano il lotto di AstraZeneca, poi c'è stata anche la telefonata tra il Premier Draghi e la von der Leyen, nessun nesso con i vaccini, si sono affrettati a motivare, mentre l'EMA dà il sì alla vendita del farmaco monodose della Johnson & Johnson. Intanto il presidente Mattarella ha nominato 28 ragazzi come alfieri della Repubblica. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano, che qui l'apertura è dedicata ai vaccini, in chiave più critica, 12.000 saltafila, i cosiddetti furbetti finiscono nel mirino dei NAS, caste all'assalto, mentre mezza Italia torna rossa. La panoramica su chi sono da nord a sud, si va dagli avvocati, ai giudici, ai fisici, fino a dipendenti di aziende, professionisti a rischio Covid o quasi, e poi anche qui spazio all'allarme AstraZeneca. Vediamo il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, qui l'apertura è logicamente diversa, si parla di spesa di fondi europei perché l'Italia, come sempre, non brilla in questa graduatoria, ha speso sin qui soltanto il 48% dei fondi. Intanto la BCE potenzia gli acquisti per sostenere l'economia e l'inflazione punta dritto al 2%. Dopo il Sole 24 Ore, spazio anche al Libero, chiudono tutto, qui il titolo ovviamente è un po' più critico, e chiudono tutto e aprono al virus, divieti estesi e duraturi non servono secondo Libero, ormai è deciso, il paese da lunedì sarà una grande zona rossa, blindati pure i negozi, eppure tre studi universitari dimostrano che è inutile, alla riapertura il Covid riprenderà.
C'è anche qui l'allarme AstraZeneca, il militare che muore dopo il vaccino, bloccate sin qui 500.000 di dosi. Poi anche la questione fisco che per quello che riguarda Maradona, anche dopo la morte, fa litigare, il fisco lo perdona, i familiari in baruffa. Qui la lotta per l'eredità evidentemente va avanti. Il giornale Avvenire, fragili e familiari, sui vaccini si cambia. Qui il riferimento è al piano vaccini di Draghi, con lo stop alle somministrazioni per categorie, adesso si procederà per età. Tanto oggi arriva il decreto per le restrizioni, di cui ovviamente vi aggiorneremo nelle prossime ore. Adesso andiamo a vedere invece qualche sito internet nazionale. Partiamo con Repubblica, vaccini in lotto ritirato. Non vogliamo fare il richiamo sulla versione online di Repubblica, troviamo anche le interviste ad alcuni agenti di polizia e professori che adesso si trovano in bilico avendo fatto l'AstraZeneca per la seconda dose che è prevista tra qualche settimana. Proseguiamo con il Corriere della Sera, con tutta l'Italia pronta a chiudere per pandemia, le nuove regole per la Pasqua blindata. Qui le regioni, vedete, ancora il numero è un po' ballerino, si va chi dice 12, chi dice 14, lo scopriremo presto. E ancora volevo farvi vedere La Stampa, il record di contagi, 2 italiani su 3 verso la zona rossa. Chiudiamo ancora con le pagine, con quotidiani sportivi. C'è una notizia dell'ultima ora con la Gazzetta dello Sport, siamo sulla home page, si parla della Coppa America di vela, perché il team italiano di Luna Rossa sta dando battaglia ai detentori di New Zealand, i Kiwi. Si sono svolte proprio nelle ultime ore la terza e la quarta regata, la terza è stata vinta da Luna Rossa, che era passata dunque in vantaggio, poco fa è arrivato il pareggio. Ricordo che si aggiudicherà questa edizione chi arriva prima alle 7 vittorie di regata. Per quanto riguarda lo sport è tutto, ed è tutto anche per quanto riguarda questa edizione di Prima Notizia. Vi ricordo i successivi appuntamenti della mattinata: si parte alle 10 con il TG Flash, poi alle 10.30 l'approfondimento sempre con Prima Notizia e Celestino Benedetto. Noi ritorniamo con l'edizione principale dopo il flash delle 12 alle 13.50. Oggi vi ricordo anche lo spazio con le previsioni meteo del weekend a cura di Gaetano Brindisi. A più tardi e buona giornata.